Abbiamo scelto di parlare di questa che è sicuramente una meraviglia, dove è nata l'Europa, tra l'altro, no? Abbiamo scelto di parlarne perché dopo tanti, tanti anni di abbandono, finalmente ci sono dei lavori in corso che, dobbiamo dire, procedono anche spediti. Allora, io ringrazio davvero per essere con noi il commissario straordinario del governo per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano Ventotene, Silvia Costa, perché è proprio grazie a questo commissario noi potremo a breve usufruire di questa meraviglia. Buongiorno commissario, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno. In omaggio all'8 marzo facciamo commissaria, va? Commissaria in omaggio all'8 marzo, benissimo. Allora, commissaria. Grazie dell'invito comunque. Ecco, dicevo prima, vogliamo parlare di questa che è una nostra meraviglia poi alla fine, non soltanto a livello di bellezza ma anche a livello storico e a livello di valore, perché è qui che, come dicono tutti, è nata l'Europa poi alla fine, no? Parliamo di Ventotene e parliamo del carcere di Santo Stefano. E dobbiamo dire, noi stiamo seguendo da tempo che lei sta lavorando duramente e si stanno vedendo anche dei frutti, perché finalmente è sempre rimasto un sogno quello di vedere questo carcere frequentato, no? Non ovviamente come carcere ma come struttura, e finalmente ci sono tutte le possibilità per poterlo fare. Allora, commissaria, ci spiega un attimo com'è la situazione in questo momento, perché lei è stata nominata commissaria e si è messa subito a lavorare. Tra l'altro, ecco, poi la cosa molto importante che volevo sottolineare è anche il progetto che lei ha pensato. È un progetto condiviso anche con gli stessi cittadini di Ventotene. Ecco, ci fa un po' una panoramica di questo, certo, di questo progetto? Certo, con molto piacere. Intanto, veramente grazie, sono felice. Io ho avuto già altri nel passato, no, incontri da voi, e quindi so che siete un'emittente molto ospitale e molto attenta a quello che succede nel territorio. Poi voi sapete che io ho un po' una radice familiare anche a Terracina, quindi insomma ci sentiamo, mi sento molto a casa mia. Allora, intanto vorrei dire che questa è una sfida altissima, affascinante, molto complessa, perché ci sono tutte le possibili difficoltà. L'insularità è una piccola isola accanto alla più conosciuta Ventotene, ma fa parte dello stesso comune di Ventotene, Santo Stefano. E a Ventotene, come sappiamo, c'è questa simbolicità altissima dell'Europa, perché lì, dal confine antifascista di Ventotene, è nato il manifesto di Spinelli, Colonna e Rossi. E però anche il carcere di Santo Stefano ha una storia da raccontare, come lei diceva. Intanto è una storia che dura da 200 anni, nel senso che è stato fondato dai Borboni, da Federico IV nel 1795, è stato un carcere che ha questa, l'avete visto nel video, nel filmato, una fantastica forma, unico nel suo genere, cioè ad anfiteatro, infatti si sovrappone con la pianta del San Carlo di Napoli. È questo famoso panottico, da un punto si potevano vedere tutte le 99 celle. Questa era stata l'idea illuministica, ma è poi stato anche un durissimo ergastolo. L'altra caratteristica di questo carcere, per cui è una storia molto particolare da raccontare, anche fisicamente è un documento che fa vedere come si è evoluta la cultura carceraria. Dall'altra il fatto che accanto agli ergastolani, ai denuti comuni, ai briganti, eccetera, c'è stato anche, lungo tutta la sua vita, anche degli oppositori politici dei diversi regimi, fino ai costituenti Terracini e Pertini, ma passando per errori risorgimentali come Settembrini e Spaventa. Quindi è una storia di grande interesse, e che, per parlare dell'oggi, noi vogliamo che sia, che abbia varie funzioni. Primo, che sia uno spazio espositivo che racconti questa storia in modo anche immersivo, eccetera, che sia però anche un memento per l'oggi, perché i temi della no alla pena, al fine pena mai, il fatto di essere come europei, e per la Costituzione italiana anche, evoca molto il tema dei diritti umani, dell'evoluzione del concetto della pena come rieducativa, non solo afflittiva, evoca il tema di un'Europa che è nata da valori fondamentali e della sofferenza che sono costati. Quindi questo ci sembra il punto da cui, che è stata un po' la missione che mi è stata affidata, che fosse un progetto che parli alle nuove generazioni e all'Europa e anche al Mediterraneo. E l'altra grande cosa è la sfida dal punto di vista della realizzazione. Lei l'avrà visto, penso l'avrà visitato, comunque molti l'hanno visitato, sanno che è in grande degrado.
chiuso da 55 anni, non è più in carcere, è abbandonato sostanzialmente. E, beh, io sono stata fiera del fatto che in 6 mesi praticamente, perché è da 6 mesi che noi abbiamo rilanciato, abbiamo formalizzato un accordo fra il MIBAC, cioè il Ministero della Cultura, che è quello che guida insomma, l'operazione, e Invitalia, che è il soggetto attuatore, io sono affiancata da un tavolo con tutte le istituzioni, compreso il Comune, la Regione e i vari ministeri, abbiamo fatto questo accordo, stanziato le risorse che erano state già stanziate ma che non erano state ancora utilizzate, abbiamo deciso il cronoprogramma e il piano operativo e lo stiamo seguendo. Oggi dove siamo? Fra qualche giorno dovrebbe essere pubblicato l'avviso pubblico appunto che della gara di appalto, è una gara di appalto anche abbastanza significativa, intorno agli 8 milioni di euro, per mettere in sicurezza tutto l'intero complesso, ma anche cominciare anche a fare alcune parziali restauro conservativo, perché noi vogliamo rispettare molto l'aura, come si dice, no? L'atmosfera che si respira lì, non essere invasivi nell'ambito delle celle, vanno molto restaurate e poi magari saranno rese immersive, parlanti con la tecnologia, ma non vogliamo alterare troppo il dato. Ci sarà appunto uno spazio espositivo e poi l'altra cosa che abbiamo messo in campo, difficilissima, lei lo può capire perché è una riserva, è un'area marina protetta, una riserva naturale statale, è quella del progetto per l'approdo, quello della Marinella che è l'approdo principale, ma anche la sistemazione dell'altro approdo, e questo dovrebbe partire fra poco la conferenza dei servizi per approvarlo, e però dovremmo aspettare la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'Ambiente. E l'ultima cosa è quella di avere definito già una visione, un concetto, insomma, no? una destinazione anche degli spazi attraverso questa elaborazione del progetto per Santo Stefano, che adesso è inserito e insomma è molto più argomentato nell'ambito dello studio di fattibilità che stiamo studiando e che sarà approvato, deve essere approvato dal tavolo delle istituzioni, cioè cosa vorremmo fare, quali sono le opzioni su alcune cose, e naturalmente la sfida è quella anche ambientale, perché noi dobbiamo assolutamente, vogliamo avere l'ambizione di fare anche impianti, molto innovativi per quanto riguarda l'approvvigionamento dell'acqua, l'elettricità, lì non c'è nulla in questo momento, però c'è un sistema di cisterne che noi vorremmo ripristinare. Quindi ecco, lei ci ha parlato con grande semplicità di quello che è un progetto estremamente complesso, no? Perché poi lo capiamo dall'approdo all'approvvigionamento dell'acqua, che poi sembra una cosa banale, ma invece comunque non lo è per niente. Non lo è per niente. Ecco, io tra l'altro volevo sottolineare anche un'altra cosa, perché ripeto, lei ne ha parlato con grande semplicità, ma chiaramente arrivare fino a questo è già, mi sembra, un passo fondamentale, che ci sia questo bando con dei milioni a disposizione per la messa in sicurezza per la prima volta, insomma, poi alla fine, no? Che succede dopo 55 anni di chiusura. Sì. Ecco, però ci sono stati degli ostacoli molto importanti, cioè nel senso, quando si parla di tempi lunghi, perché uno vorrebbe tutto e subito, no? C'è una burocrazia che purtroppo in Italia, lo sappiamo, non è molto semplice da gestire. Ecco, lei come è riuscita invece a snellire, e poi tra l'altro vogliamo anche dirlo, in questo periodo di Covid dove è tutto un pochino più complicato, no? Però lei è riuscita in qualche modo, certo, a raggiungere già degli obiettivi. Io non so se è l'audacia delle donne, un po' sì, però, anche perché ho molte donne nel nostro team, ma questo è un aspetto che, insomma, lo dico, ma ha un suo valore. Cioè non ci scoraggiamo facilmente di fronte a ciò che sembra ormai consolidato e diciamo, ma perché no? Non si può fare in un altro modo? Ecco, allora, senza adesso esagerare, primo c'è una cosa importante: io coordino questo tavolo istituzionale in cui ogni amministrazione è rappresentata da una persona che si chiama rappresentante unico, che in qualche modo ha il dovere di facilitare con la sua amministrazione i pareri, i contributi, eccetera. E quindi io le ho molto responsabilizzate e molto attivate. Intanto le ho fatte venire a Ventotene, perché non l'avevano mai vista alcune di loro, che non è male. E secondo, si sono appassionati. Questo vuol dire molto. E lavoriamo in un clima molto buono. Secondo, con la mia struttura, che ringrazio molto perché mi dà un grande supporto, abbiamo messo in moto un metodo di lavoro, per cui per ogni questione noi facciamo un gruppo di lavoro con tutti i referenti che prepara, istruisce la questione, e quindi facciamo prima a arrivare alla meta. Terzo, quando per alcune cose chiaramente si tratta di
trovare anche le forme che esistono. Se guardiamo bene nei codici degli appalti o nei codici dei beni culturali, ci sono alcune clausole anche innovative che si possono usare e che abbiamo anche utilizzato. Per esempio, le faccio solo due esempi concreti. Io ho chiesto Invitalia se c'erano a novembre, a ottobre, se c'erano delle porzioni del carcere che potevano essere a rischio di crollo imminente. Cioè non ho aspettato di fare tutta la procedura, il bando, le cose che è giusto fare e i lavori non cominceranno prima dopo l'estate. E se fino a quel periodo succede qualcosa? Questa è la domanda semplice. E così abbiamo dato il via, perché si può fare, al lavoro in somma urgenza, che in questo momento, che da novembre stiamo ancora lavorando sull'isola, quindi l'isola è già presidiata da un'impresa che sta mettendo in sicurezza situazioni che avrebbero potuto crollare nel frattempo. Questa è saggezza, non è altro, no? Buon senso. L'altra cosa è, per esempio, che adesso nel bando che faremo, noi abbiamo messo anche una cosa, siccome molte parti non sono ancora percorribili, no? Perché sono pericolanti oppure sono crollate. Allora non possiamo poi, una volta che scopriamo cosa c'era dentro, fare un nuovo bando per mettere in sicurezza o per ristrutturare. Abbiamo messo una clausola che esiste nel codice degli appalti in cui tu puoi, in modo flessibile, adeguare, no? Le soluzioni via via che le trovi. Ecco, dico due cose concrete, molto semplici, che però ti dicono che si può ancora utilizzare. La burocrazia, attenzione, intanto, e lo dico da ex parlamentare, c'è anche una burocrazia che abbiamo indotto noi, cioè noi abbiamo una produzione legislativa che ha complicato molto la materia. Quindi i poveri burocrati, sempre uccisi dalla pubblica opinione, in realtà applicano delle procedure che sono molto complicate. La seconda è quella che ha detto Draghi, proprio recentemente. Si deve riportare a un principio di responsabilità, senza avere sempre timore che qualcuno faccia ricorso, che ci sia subito un accanimento, eccetera, le persone che hanno delle responsabilità nella pubblica amministrazione, che non possono essere sempre preoccupate che qualunque cosa facciano verranno in qualche modo messe sulla graticola. E l'altra cosa è di trovare appunto un clima di collaborazione con le amministrazioni. Questo è stato un po' la cifra, ecco, che abbiamo messo in moto. Ecco, è proprio questo clima di collaborazione. Tra l'altro, noi abbiamo sentito anche il sindaco di Ventotene, comunque la comunità di Ah, bene. Ventotene è estremamente soddisfatta proprio perché è partecipe, ha reso partecipe di questo progetto, anche perché poi tutto questo resterà poi sostanzialmente a Ventotene, Ma giusto? certo, poi la comunità è Ventotene. Per esempio, noi una cosa che ho fatto, che forse anche questo può essere utile da dire, perché penso sempre che le cose, le esperienze positive vadano raccontate. E noi abbiamo, per esempio, pensato questo. Io, ho detto, non abbiamo il tempo. Pensate che sono 3 anni che questo. 4 in realtà, che è stato lanciato questo progetto, no? E che c'era Merkel, Hollande, dall'allora Presidente del Consiglio Renzi con Franceschini. Per 3 anni di fatto è stato fermo. Allora noi non abbiamo tutto il tempo, perché poi scadono anche i termini per usare le risorse che ci sono state assegnate. E quindi io ho detto dobbiamo lavorare in parallelo. E quindi noi stiamo lavorando su tutti i fronti contemporaneamente. Quello dei lavori che ho detto, quello dello studio di fattibilità e quindi del progetto, avere l'idea del progetto, perché poi ci sarà un concorso internazionale di progettazione dell'intero complesso, e quello della comunità. Non potremo, non, noi dobbiamo attrezzare, aiutare Ventotene, la comunità di Ventotene, il comune, ma non solo, a attrezzarsi poi a gestire, non è che lo gestirà da solo, ci sarà un soggetto di governance che adesso si andrà a definire, probabilmente misto, statale, locale e con altri partner, ma deve cominciare a qualificare i servizi, cioè, e destagionalizzare. Noi non pensiamo, noi, perché vogliamo un approdo adeguato, perché vogliamo, ci sono delle barche magari elettriche, ma con navette più frequenti, perché questo luogo dovrà essere, a cui si può accedere soltanto da Ventotene, deve essere però anche un luogo nel quale si va, non necessariamente in luglio-agosto, andando a congestionare l'unico periodo veramente di folla che c'è a Ventotene, ma dobbiamo fare in modo che si possa andare da almeno d'aprile, da marzo-aprile, fino alla fine di ottobre, perlomeno. E quindi stiamo cercando di lavorare anche con Ventotene, con la comunità di Ventotene, che è protagonista, non è spettatrice di un progetto che è inventato a Roma, di essere al tavolo delle decisioni. Abbiamo fatto adesso un'iniziativa molto importante con la Regione Lazio, devo ringraziare l'assessore Ornelli, ma direi che un po' tutta la giunta, anche il vicepresidente Leodori, insomma, sono tutti molto collaborativi. E cosa abbiamo fatto? Stiamo affiancando, abbiamo presentato alla comunità di Ventotene una serie di soggetti che li aiuteranno a sviluppare cosa? Imprenditorialità giovanile,
sostenere gli imprenditori qualificando le cose, vedere quali sono le vocazioni e cercare di svilupparle di cose economiche, agricoltura, eccetera. E quindi c'è Lazio Innova che si è messa a disposizione con lo spazio attivo di Latina. E poi c'è l'ENEA che affiancherebbe in tutta la parte che poi riguarderebbe anche i comuni costieri. Io fra l'altro su questo voglio dire un'ultima cosa, e cioè quella della cosiddetta economia del mare e di come si potrebbe sostenere la filiera dell'economia blu, diciamo, fino ai paesi della costa, ai comuni della costa, e poi con anche Invitalia Imprese che fa questo di mestiere, che quindi aiuterebbe a fare incubatore di imprese. Se questo modello può funzionare, beh, può diventare un modello che può essere non soltanto a Ventotene, ma ad esportazione. Noi vogliamo lavorare molto con l'arcipelago pontino, vogliamo lavorare naturalmente anche con i comuni. Ecco, sui comuni vorrei dire una cosa, ci sono delle caratteristiche del golfo, da Terracina fino a Minturno, ma pensiamo anche di interloquire di più su quello campano, che potrebbero essere delle rafforzare anche lì, insieme anche a Ventotene, alcuni assi tematici che possono aiutare un turismo più destagionalizzato. Faccio un esempio: l'Appia e anche la Via Francigena, no? Coincide. Certo. Ecco, noi diciamo, per esempio quest'anno sono i 20 anni della Francigena, speriamo che riescano a fare questa idea, stanno già camminando da Canterbury fino a Leuca, può darsi che forse un pezzo debbano farlo l'anno prossimo per via del Covid, ma insomma comunque noi faremo senz'altro una cosa dimostrativa che la Francigena non ignorava le isole, c'erano anche i pellegrini delle isole, quindi ci sarà un incontro a Ventotene di camminatori della Francigena che da Formia si imbarcano e vengono a Ventotene. E ricordare però che l'Appia è anche una grande asse, come ci ha detto anche Rumiz, della storia romana, della cultura classica. Ci sono delle esperienze, delle meraviglie archeologiche dappertutto, pensiamo a Terracina col Foro Emiliano che ben conosco, che mia nonna abitava proprio là sopra, fino a Minturno, che evocano una storia straordinaria. E noi abbiamo coinvolto, per esempio, la professoressa Barbera, che è stata sovrintendente archeologia di Roma e che si è appassionata, a aiutarci con altri esperti a ragionare su come, per esempio, dotare di una lettura che possa essere per studiosi, ma anche per visitatori o per turisti, di questo itinerario archeologico che riguarda tutta la costa e Ventotene, no? Ecco, questo per fare un esempio, cioè deve essere un'opportunità per tutti, non soltanto per l'isola, questo certo progetto. Io la ringrazio davvero, commissaria, anche perché ci ha parlato di un modello che sta funzionando, lo vediamo, ci sono già i lavori in corso, c'è speriamo, un bando. Quindi, speriamo, noi ce e la quindi, allora, noi la continueremo a seguire, commissaria, perché vogliamo vedere lo sviluppo di questi lavori e soprattutto di questo modello che è sicuramente da esportare a questo punto. Ci conto molto sulla vostra buona attenzione, perché abbiamo assolutamente bisogno di essere incoraggiati, non è facile. Grazie. Ci sentiremo a breve, grazie davvero alla commissaria Silvia Cossa per il recupero e la valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano e Ventotene.